Proseguì lentamente lungo il vialetto. La ragazza aveva sulla testa due grandi cuffie rosse. Per Mark, nato alla fine degli anni 70, era inevitabile trovarle buffe. Per chi come lui dall'era del Walkman era passato a quello dell'iPod o degli auricolari, era come un tuffo nel passato. Ma non c'erano ventenni, specie ventenni musicisti, sprovvisti di cuffie. E Anna non faceva eccezione. «Cosa ascolti?» fece Mark, indicando le orecchie. Lei si tolse l'armamentario rosso dalla testa. «Cosa dici?» Niente, ti chiedevo solo cosa stessi ascoltando. Ah sì, Beethoven. Lui rimase interdetto. La risposta lo aveva sorpreso e non capiva se lei facesse sul serio o se fosse solo una provocazione. La forma del romanzo mi dava delle opportunità, che erano quelle di creare degli incontri, creare dei mondi, prendere quello che per me è la sostanza della musica, tirarlo fuori dal suo contesto classico e invece trasferirlo direttamente in un ambiente in cui non era atteso. E questo ambiente non atteso è stato quello del rock. Così io sono partito da Beethoven e poi poco a poco il mondo che avevo creato nel romanzo dava gli spunti per continuare questa storia tra i protagonisti e la storia anche della musica e andare avanti fino ai giorni d'oggi. La visione che ho voluto trasmettere attraverso questo libro è una prospettiva diversa della storia. Cioè, noi siamo abituati a vedere la storia come un lungo filo che corre e dunque le cose avvengono, si segnano su questo filo e poi si allontanano e alla fine non le si vede quasi più. La storia secondo me è diversa e la storia della musica in particolare è diversa. Io la vedo più appunto come un albero. La storia cresce e noi siamo praticamente oggi l'ultimo ramo in aria perché sotto c'è una struttura enorme che è tutto quello che il passato ci ha lasciato. E per me il tronco fondamentale di tutto ciò è il bisogno di fare, di esprimere musica in generale, che poi si esprime in mille modi, dal bambino di un anno che si mette a ballare quasi prima di camminare, dalla persona che non sa fare nulla ma che fa un ritmo sulla sua scrivania, non sa fare musica, dal rock, dalla classica, da tutto, cioè non ci sono vere frontiere. Questa visione qua era secondo me la visione più corretta per capire veramente quello che siamo e quello che facciamo oggi e in che contesto questo si pone. Nella musica succede che c'è un intermediario. Anche se io sto esprimendo delle note, un'idea artistica, estetica, scritta 300, 400 anni fa, comunque quello che sto facendo oggi ha una valenza contemporanea. Questo non vale per la letteratura, perché tu leggi un libro e direttamente lo stai leggendo. Attraverso la tua sensibilità stai leggendo un testo che è rimasto quello lì. Senza questo intermediario, che io chiamerei un intermediario quasi emotivo, che ha fatto questa traduzione per te. Il progetto Jeans Music che ho fondato qualche anno fa e che praticamente è semplicemente un laboratorio di ricerca, l'ho voluto perché ho avuto la sensazione, dopo quasi 15 anni di attività musicale, che la forma nella quale noi ci esprimavamo, cioè il concerto classico, era diventata quasi più importante della sostanza. E allora ho cominciato a guardare questa forma e analizzarla e mi sono reso conto, a cominciare per esempio del frac, perché è la cosa più evidente quando uno arriva in un concerto, vede tutte queste persone vestite col frac, che è diventato col tempo un uniforme. Però se io sono rimasto in frac e le persone che mi vengono a sentire poco a poco vengono vestite sempre più, potremmo dire, casual, io ho creato una frattura. E dunque mi sono detto, dobbiamo riuscire ad evolverci. Ho pensato attraverso questo Jeans Music Lab di sviluppare molte diverse modalità per fare musica, trasmettere la musica, adattandola a diversi pubblici. Se io vado a parlare al pubblico televisivo di Rai 3, non posso farlo nello stesso modo che se vado su Rai 5. Se vado su Rai 5 non lo posso fare nello stesso modo che se vado in carcere. Se vado in carcere non lo posso fare nello stesso modo che se vado in una periferia o se vado alla Prima della Scala. Alla Prima della Scala lo metto il frac, è ovvio. Però devo sviluppare diversi linguaggi tenendo la sostanza in modo da diffondere questa sostanza. La televisione adesso ci vado, insomma, lavoro in televisione
per toccare un pubblico più grande, ma la televisione è già in declino. Il web ha delle caratteristiche, delle modalità, delle tempistiche che sono ancora completamente diverse e secondo me è anche un'opportunità incredibile il web. Io continuo a sentire intorno a me persone che si lamentano molto della nostra società, siccome è una società molto frivola, nella quale nessuno sa niente, però bisogna anche vedere l'altro lato della medaglia, che è la società che ha un accesso alla cultura maggiore degli ultimi 10.000 anni. C'è tutto online. Il problema dunque nostro sul web diventa quello di creare la curiosità, perché dal momento in cui io creo la curiosità, riesco a sfruttare questo strumento che è di una ricchezza incredibile. Questa è la generazione del web, che deve avere l'input di cliccare, cercare, interessarsi. E questo è la nostra battaglia dei prossimi anni. Quello che potrei dire a voi lettori, ascoltatori o comunque fan di Fanpage è semplicemente che non bisogna limitarsi alle etichette di quello che uno crede che sia. Se voi ascoltate i Muse, per esempio, e avete mai visto sul loro album l'Exogenesis Symphony, per esempio, voi forse non sapete, ma dietro c'è Rachmaninoff. Allora cercate Rachmaninoff, andate a trovarvi Rachmaninoff e vedrete che quello che scrive è legato comunque al passato, è legato anche a quello che è vissuto nel tempo. E vale sempre la pena capire da dove si viene per capire la qualità di quello che si fa oggi. Dunque, questo mi sento di dire. Poi ovviamente leggete il mio libro, questo è inutile anche dirlo.